Roma 2015, siamo con Carlo Portioli, motoblogger di Motor Life. E allora, non ci sono solo le case madre qua a DECMA 2015? No, finalmente, e non è il primo anno, ci sono tante moto custom, tanti modelli, tante preparazioni, tante idee, e devo dire che ormai il custom è un concetto, una cultura che è radicata anche nella cultura delle case madri. Difatti basta andare in Yamaha, basta andare in BMW e si vede immediatamente come la cultura della preparazione, della customizzazione è presente in ognuno di questi stand. Però qui c'è l'anima vera e sincera della cultura custom. E come fare a riconoscere una customizzazione fatta bene rispetto ad una invece no? Ma non esiste un modo per riconoscerlo, esiste semplicemente la tua sensazione e un concetto molto semplice, il concetto di armonia. Cioè, quando tu vedi una moto che per te è armonica, e qua dietro ce ne sono tante, tutte molto diverse, immediatamente percepisci che quella è una customizzazione fatta bene. Shinji Akimura, che è uno dei più grandi, forse il più grande preparatore di moto al mondo, lui parla di flusso come concetto. Cioè, quando lui disegna una moto, lui vede un flusso dalla ruota davanti alla ruota dietro, quindi lui immagina qualcosa che ha una sua armonia interna, e questo lo si può notare in qualunque tipo di preparazione. Alcune funzionano meglio, altre funzionano peggio, alcune sono meravigliose, altre ci urtano, ma la cosa bella è che è tutto soggetto al gusto personale, non esiste il giusto e lo sbagliato nella customizzazione. Da Easy Rider in poi, per la massa comunque esiste questo tipo di cultura motociclistica. Ultimamente però anche per il grande mercato si sta vedendo un nuovo tipo di mezzo, ovvero lo scrambler, è tornato di moda, tutte le marche lo fanno, addirittura la Ducati è arrivata nelle prime 10 moto più vendute al mondo con la scrambler Ducati, tutti un po' alla limite, l'abbiamo visto anche la BMW. Che cos'ha lo scrambler di diverso dalle altre moto? Ma lo scrambler è un concetto di moto che nasce negli anni 60 per il mercato americano e per quello che vengono definite le strade bianche, quindi quelle strade della parte centrale degli Stati Uniti, non asfaltate ma non veri e propri fuoristrada. Sono moto che sostanzialmente nascono come moto stock e diventano moto, diciamo, un ibrido che tende verso il fuoristrada grazie a ruote più grandi, a ammortizzatori per fuoristrada e alcune, diciamo, piccole soluzioni che nel tempo avevamo dimenticato. È un ritorno alle origini di quando le moto avevano le forme di moto. È il senso della motocicletta. Piace perché non ha tempo, piace perché è l'essenza del design della motocicletta.